ragazzi, bentornati in questo nuovo video, benvenuti a chi è nuovo. Io sono emozionatissima perché, come ormai ogni anno, come nostra tradizione qui sul canale, è arrivato quel momento. Il momento che so che a me piace da impazzire, ma anche a voi, e è il momento di spacchettare insieme i calendari dell'avvento. Sì, perché come primo calendario quest'anno vi propongo quello di Rituals, anzi vi propongo lo spacchetteremo insieme perché io vi devo dire non ho mai provato nulla del brand. Ne ho sempre sentito parlare benissimo qui su sulla community, insomma, beauty qui su YouTube e devo dire cioè, che come prodotti mi ispirano tantissimo. Quindi ho pensato quale miglior modo per testare i prodotti per farmi un'idea del brand e perché no, spacchettare il calendario insieme a voi e conoscere tanti prodottini nuovi. Io prima di farvi vedere il calendario, che è gigantissimo e cioè promette benissimo dalla confezione, è stupendo, vi devo ricordare assolutamente, mi raccomando ragazzi, per supportarmi e per vedere altri contenuti come questo, dovete iscrivervi al mio canale e perché no, se vi va, lasciate un like e un commentino. Mi raccomando, vi aspetto e vi leggo tutti e rispondo ovviamente a tutti. Ora vi faccio vedere il calendario. Per farvi capire, il calendario è questo, cioè non so come farcelo stare nell'inquadratura, ma è bellissimo. Cioè, questa è la confezione esterna in realtà, il calendario è all'interno. Togliamo la fascia con scritto appunto The Rituals of Advent, cioè il rituale dell'avvento. Cioè, il nome di questo brand è qualcosa di veramente magico e evocativo, il Rituals, il rituale, cioè. Va bene. E è contenuto in questa scatola che tra l'altro pesa tantissimo, scusate il riflesso, è tutta dorata con questo fiocco blu e ora lo andiamo ad aprire. Voglio farvi vedere il momento dello spacchettamento. Ho solo tolto il fiocco e lo andiamo ad aprire. Wow! Spero si veda all'interno. Sì, dovrebbe, aspettate che sistemo un po'. Ok. praticamente c'è l'immagine di come dovrebbe poi venire il calendario, c'è tutto il cartonato con il nostro alberello e le caselline con tutti i prodotti già impacchettati. Vedo che brilla la 24, quindi questo calendario 24 caselle. Tra l'altro un'informazione di servizio, questo calendario ce ne sono tre tipologie in Rituals, c'è quello base, questo è il medio e poi ce n'è un altro prestige, diciamo. Io ho preso questo che viene 99,50 e l'ho comprato sul sito appunto di Rituals. Vi lascio tutti i link in info box. Voi intanto mi raccomando, correte a iscrivervi che io monto il calendario. Ve lo devo far vedere così, ragazzi, perché cioè è troppo carino. Ciao Daisy! Saluta! E sì, cioè, io mi sono divertita da morire a montarlo, sembrava una bambina e comunque, boh, cioè, che calendario dell'avvento è troppo carino, anche se punto a sfavore, io ve lo devo dire, queste lucine che loro inseriscono anche le luci per il calendario. Non ci sono le pile però, ragazzi, quindi andatele a prendere se per caso prendete questo calendario. Le lucine sono di quelle con il filetto di ferro. Io le avevo già prese per il mio alberello e il mio presepino qui a casa, ma cioè sono una cosa allucinante. Io non so come fate voi se le usate a montarle, ma io non le sopporto queste luci, preferisco quelle col filo molle, queste mi si ingarbugliano, non riesco più a no, veramente bocciatissime le lucine, ma solo perché sono quelle lì di ferro. Il calendario è fotonico. Ora apriamolo. Il mio numero uno, voi se lo comprate, mi raccomando, non dimenticate di leggere la dedica, la descrizione dietro. Andiamo ad aprirlo.
non sto qua a leggerle tutte, altrimenti viene un video infinito. E troviamo una candela. Wow, cioè è buonissima. Rituals è per ogni domenica, quindi credo che il 1° dicembre sia domenica, va a mettere una candela che ci accompagna un nostro sentimento, una nostra riflessione. Questa qua è ispirata alla speranza, è la candela della speranza, e sa di vaniglia misto a sandalo, credo, una cosa del genere. Comunque è buonissima, veramente. Mi ricorda le case d'inverno, sai, quando entri c'è quel clima avvolgente. Buona. Numero 2. Andiamo. Sono un po' complicati i pacchettini da aprire, ma abbiate fede che arrivo. L'ho aperto al contrario, infatti, perché guardate. Ed è un profumatore per ambienti, perché vedo i bastoncini. Esatto, qua abbiamo i bastoncini e questo è il profumatore, tra l'altro carinissima la boccettina con la targhetta appunto Rituals, ed è fatta così, ed è appunto un profumatore per la casa. 3, andiamo ad aprire e troviamo, questa è molto famosa, la linea di Ritual of Sakura. Praticamente al latte di riso e fiori di ciliegio, e mi ispirano un sacco i fiori di ciliegio, dovrebbe essere un booster e tonico 2 in 1. Wow! Sembra. E troviamo un'altra candelina. Questa sa di gelsomino, dolce, ed è la candela ispirata alla pace. 5, troviamo. Questo è il The Rituals of Jing. È uno shower gel, quindi un gel doccia. E troviamo un prodottino più piccolino, e questo è una body mist, un'acqua idratante, ecco, per il corpo, della Amsterdam Collection, Tulip e Japanese Yuzu, credo sia un fiore. Però ecco, è una mista, appunto, un'acqua per il corpo. 7 dicembre e continuiamo. Rituals ci fa trovare. Qua vedo un tubetto. E è una body lotion, una crema per il corpo anti secchezza, appunto della linea Sport, quindi anche da uomo. E fatemela annusare. È buonissima, adoro poi le profumazioni anche maschili, quindi è buonissima, appunto con il 95% di origine naturale, è tipo, ha una profumazione che ti ricarica. Appunto, a questo calendario mi sono dimenticata di dirvi che sia per lui che per lei, quindi vedete, prodottini per la casa, per il benessere del corpo, ecco appunto, quindi per i rituali nostri di relax. L'8 dicembre, ragazzi, perché è la Madonna, l'Immacolata Concezione, c'è un altro tubetto, questo qua è The Ritual of Karma, è un body scrub, una pasta, uno scrub per il corpo, esfoliante. 9 dicembre, questa è leggerissima, ma qualcosa c'è perché fa rumore, e c'è un tubettino minuscolo, questo qua è una mini size, The Ritual of Namaste,
una crema giorno anti-age e illuminante. 10 dicembre, iniziamo con la doppia cifra, questa come si apre? Aiuto, ok, così, perfetto, forse se riesco ad aprirla, arrivo, arrivo, eh. Abbiate fede. Ok, ce l'ho fatta. E dentro c'è un sapone, una saponetta, ecco, Sacred Lotus e Jujube. Anche questa mi sa un po' da fragranza maschile, proviamo ad annusarla. Non ha plastiche, plastichine, quindi buonissimo. Sa di bucato, ecco, questa saponetta sa di bucato, sa di pulito. Buona. Dicembre. Ho sempre paura che mi bolli qualcosa mentre le apro. Ed è una candelina. Questa qua è Sauvage Garden. Buona. Questa qua simboleggia la gioia, c'è scritto sulla scatola del calendario. Buona. Non so, non riesco a capire. Sa di vagamente, ma vagamente, mie descrizioni, di dopobarba misto a, non so, serata estiva, ecco. Non so se abbia senso questa descrizione, ma non so come farvi capire le profumazioni. Comunque mi ricorda proprio quello. Numero 12, anche questa è leggerissima, ma non sento sbatacchiare nulla. E c'è una cosa rossa all'interno. No, non voglio romperlo. Troviamo un guantino. Questo qua è rosso, quindi molto natalizio. Si utilizza solitamente per fare tipo gli scrub corpo. 13 dicembre, Santa Lucia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se quali altri calendari ovviamente volete vedere e soprattutto se avete provato qualcosa di Rituals, qual è il vostro prodotto preferito. Consigliatemi, visto che io sono una new entry nel mondo Rituals. Qua troviamo per uomo un shower foam, una spuma appunto doccia, cedarwood, al legno di cedro con vitamina E, complesso di vitamina E, cioè che poi uomo, donna, a me piacciono anche le profumazioni da uomo, perché? Buonissimo. 14 dicembre. E troviamo un The Rituals of, vabbè, mi è caduta la scatolina, The Ritual of Ayurveda. È un olio corpo nutriente ricco con rosa indiana e olio di mandorle dolci. 15 dicembre. E abbiamo un The Ritual of Sakura della linea che abbiamo trovato prima. Questo è uno shampoo nutriente e volumizzante. Appena sì, macchiatino no, ma viene via il tubetto. Mi ispira un sacco questa linea. 15 dicembre e stiamo finendo i numerini con l'uno davanti. Qua abbiamo sempre della linea The Ritual of Sakura. Questo qua è il balsamo, quindi abbiamo shampoo e balsamo della stessa linea, appunto volumizzanti e nutrienti. Questo qua è il balsamo.
Ottima cosa trovare l'accoppiata, tra l'altro, almeno ci possiamo fare un'idea se funzioni o meno, appunto, utilizzando tutti i prodotti di una linea. 17 dicembre e abbiamo della Elixir Collection una maschera per capelli alla cheratina e olio di argan, quindi ristrutturata. Casellina numero 18. Ah, ok. Casellina numero 18 ed è l'ultima candelina che è all'ambra preziosa ed è quella ispirata all'amore. È buona, sapete? È un pochino più intensa delle altre, però comunque è buono, ci sta. Casellina 19, no! Siamo alla fine e non mi va perché era molto carino. The Ritual of Hammam, questo è una crema corpo. Una crema corpo purificante, una cerimonia, c'è scritto, sto cercando di tradurre, una cerimonia purificante per il corpo e l'anima. Boh. Cioè, e chi non vede l'ora di provarla, secondo voi? Scrivere una cosa del genere sul pack? Cioè, quindi alte aspettative io, fino a qui non vedo l'ora di testarla. Dicembre, questa qua vi devo dire, ragazzi, che pesa parecchio rispetto comunque ad altre che abbiamo aperto. E troviamo, e infatti questo è il detergente, sempre The Ritual of Sakura, con latte di riso e fiori di ciliegio, appunto della stessa linea che abbiamo trovato prima il tonico. Questo qua è il detergente. Dio, non vedo l'ora di provarle queste cose, cioè sono troppo carine, non so, cioè Rituals, la mia nuova marca preferita per farti un momento spa a casa, cioè le vedi? Io sto guardando il tavolo accanto a me con tutti i prodottini sopra e mi viene proprio voglia di accendere una candelina, rilassarmi, un bagno caldo. Cioè, fantastico questo calendario. Se avete bisogno di un attimo di relax, prendetelo. 21 dicembre, mancano solo ancora 3 giorni. E non mi va che sia... Cos'è? E non mi va che sia quasi finito tutto. Qua c'è uno spray. Sì. The Ritual of Mer. Questo qua è un profumo per la casa, all'arancia dolce e legno di cedro. Scusate, un attimo. No, che ignorante, alla protezione. No. Perché? Ah, così. Ci sta, è avvolgente come profumazione, con un vago sentore di freschezza, di agrumato appunto dato dall'arancia. Sapete che non mi dispiace affatto? Non è la mia fragranza preferita, devo essere sincera, perché io amo le profumazioni un po' dolciastre, però come profumo a casa ci sta, buono, sì, ci sta. Al 22 di dicembre e abbiamo The Ritual of Jing, una lozione per le mani, riparatrice istantanea, tipo ammorbidente. Ammorbidente, sì.
dice ammorbidente? A parte il coccolino, no? Per ammorbidire, sì, ok. Ed è questa. Questo colore è strepitoso. Cioè, questo colore, questo tipo petrolio e questo Tiffany celestino sono i miei colori. Ah, bellissimi. Ok. 23 dicembre. Nel 23 dicembre che cosa sei? Che cos'è? Che cos'è? Allora, ho schiacciato, effettivamente c'era un bottoncino. Ah, ma dai, non lo sapevo. È un burro cacao. Cioè, è stupendo. E tra l'altro, cioè, ragazze, ragazzi, non so voi, ma nelle borsette non vi si apre sempre il tappino o non vi si rompe il tappino del burro cacao? Cioè, qui alla sicura devi schiacciare per fare uscire il prodotto. Ah, adoro! Ed è appunto un balsamo labbra riparatore. Siamo arrivati alla fine, è il 24 dicembre, la vigilia. Guardate questa stellina olografica che è stupenda e nasconde. Non sapevo facessero anche profumi per le persone. È un profumo. È stupendo. Il tappino è completamente in legno con la bordatura qua oro e è vetro. È bellissimo. Lo adoro. Azioni finali, ragazzi. Cioè, a me questo calendario, devo dire, è piaciuto tantissimo. Non vedo l'ora di provare i prodotti e testare l'efficacia dei prodotti. Ovviamente le vedrete magari nei prodotti finiti oppure nelle storie Instagram. Quindi seguitemi sia qua, mi raccomando, che su Instagram, così non vi perderete tutti gli aggiornamenti. Io sto guardando tutti i prodottini, onestamente, che abbiamo trovato e come vi dicevo prima, la mia voglia di relax sta andando alle stelle. Veramente trasmettono un'armonia e una sensazione di pace, di rilassamento proprio mentale che è bellissimo. Quindi non sono per niente pentita di aver preso questo calendario. Vi ricordo, costa 99,50 €. Questo qua è la versione intermedia, ce n'è una più costosa e una un pochino meno. Questa qua e quella più costosa sono in 3D, come vi ho fatto vedere prima l'alberello, mentre l'altra in 2D, quindi è un cartonato, praticamente come i classici calendari dell'avvento. Bando alle ciance, fatemi sapere nei commenti assolutamente cosa ne pensate. Io vi aspetto nel prossimo video del calendario e vi mando un grosso bacio e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao!